Frattesi dei ragazzi, siamo al CONI. Come potete vedere e come promesso nel video di Turam, vi avevo detto che sarei tornato a giorni e incredibilmente siamo di nuovo qui, quindi in occasione di Davide Frattesi, il mio omonimo. Sono davvero contentissimo perché è stato secondo me un colpo molto importante dal punto di vista numerico, visto che a centrocampo abbiamo purtroppo salutato Brozovic e di conseguenza andava assolutamente coperto quel buco e non era facile, anche perché se n'è andato un giocatore importantissimo per la nostra squadra. Arriva un giocatore secondo me pronto, con grande esperienza già a livello nazionale, manca quella internazionale ma ha tutte le carte in regola per far bene anche da quel punto di vista, gioca però in nazionale, quindi in un certo senso qualche esperienza l'ha già avuta e sicuramente ne avrà tantissime, nello specifico in Champions e poi proprio quella nazionale italiana, visto che è uno dei pilastri del nostro centrocampo. Quindi si aggiunge al roster dei nostri centrocampisti Davide Frattesi, operazione da circa 33 milioni di euro con l'inserimento di Mulattieri, giocatore che ha fatto molto bene quest'anno a Frosinone, che ha portato la squadra in Serie A siglando diversi gol, valutato indicativamente sui 6 milioni di euro, quindi è un'operazione che si aggira su queste cifre qua. Dai Frattesi! Frattesi uno di noi! Uno di noi! 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 Non digli il culo! Frattesi non digli il culo! Non digli il culo! Vai Ale! Da quando ero piccolino, grazie a mio papà, ho capito che dire, io voglio sapere la vostra, innanzitutto fatemi sapere se è il profilo giusto, sia se vi piace naturalmente, anche tatticamente per un discorso legato alla composizione del centrocampo perfetto. Tanti si lamentano sul discorso che è molto simile a Barella come stile di gioco, in realtà secondo me possono benissimo giocare insieme, entrambi difensivi, offensivi, molto bravi ad interpretare anche gli inserimenti, a mio modo di vedere sono giocatori completi e ormai si sta andando verso quella direzione. I giocatori devono essere capaci di saper attaccare, difendere, intercettare la palla, far ripartire la manovra, devono essere giocatori completi, quindi a mio modo di vedere non si calpestano assolutamente i piedi. È arrivato oggi, se non erro, dalla Sardegna dove era in vacanza e è arrivato direttamente a Linate per eseguire la parte delle visite mediche che in realtà sarebbe dovuta essere la seconda, quella al CONI, e quindi è invertito e domani mattina farà quelle all'Humanitas a Rozzano per poi chiudere diciamo ufficialmente tutta la pratica con la firma in sede che molto probabilmente sarà domani pomeriggio. Quindi che dire, oggi è il Frattesi Day, domani sarà il Frattesi Day numero 2 e che dire, ormai siamo quasi agli sgoccioli, direi che la trattativa è in fase di definizione, io auguro in bocca al lupo a lui e anche a Mulattieri, visto che è un nostro giocatore e si merita sicuramente di poter far bene e di avere la propria occasione in una squadra importante come quella del Sassuolo. E che dire, voglio sapere la vostra, fatemi sapere nei commenti, ci vediamo presto per nuovi acquisti, speriamo di sì, incrociamo le dita e che dire, al prossimo video. Un saluto a Dab, sempre Forza Inter. Ciao ragazzi!